20 candeline per il Grest di San Michele, un appuntamento fisso per i bambini, soprattutto del quartiere, che grazie agli animatori volontari trascorrono delle giornate diverse all'insegna del divertimento, ma anche dell'apprendimento, come ci spiega una delle organizzatrici, Betty Gennaro. Quest'anno festeggiamo il 20° compleanno del Grest con una storia straordinaria, Il Gobbo di Notre Dame, tratto da un famoso romanzo di Victor Hugo e di cui tutti conosciamo un altrettanto famoso musical di Riccardo Cocciante. Abbiamo rivisitato questa storia perché ci consente di affrontare i problemi presenti nella nostra realtà, quali le problematiche legate alla diversità razziale, culturale e religiose, e soprattutto ci consente di entrare nel cuore dell'uomo cercando di fare capire attraverso varie attività quali sono le cose essenziali. In un famoso romanzo, Il Piccolo Principe, vi è una frase bellissima: l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco, noi cerchiamo di fare scoprire a questi bambini, a queste ragazze a noi affidate, cosa è l'essenziale nella vita, i valori che ci permettono di crescere, di non perdere l'orientamento nella vita. Ballo, teatro, pittura, art attack, cucina, i laboratori proposti. Le attività sono tante, perché si inizia la mattina con i Bans, con la preghiera innanzitutto, poi i Bans, quindi i ragazzi si mettono in gioco un po' con il canto animato, e poi ci sono attività di recita, quindi la presentazione di una storia sulla quale si fanno poi delle riflessioni. Attraverso le riflessioni i ragazzi, poi avendole recepite, dovranno realizzare dei lavori per presentare a modo loro quello che hanno compreso, quindi dall'ascolto al trasmettere agli altri quello che si è ricevuto. Successivamente fanno dei giochi guidati dagli scout, quindi nei vari cortili, perché tutto il quartiere viene animato dai ragazzi del Grest. Poi ritornano in sede dove in questo momento ci troviamo e per un'ora si dedicano alle attività di laboratorio. Quindi io ho davanti uno dei lavoretti fatti dai ragazzi di Art Attack, ma ci sono altri laboratori, c'è cucina, ballo, teatro, pittura, e in ognuno dei quali i ragazzi si confrontano, aiutati con gli animatori, nel realizzare qualcosa, o degli oggetti o, nel caso del teatro, una rappresentazione che poi verrà appunto portata in scena, diciamo, il giorno della manifestazione finale, quindi giorno 16. Attività che i bambini e i ragazzi svolgono con entusiasmo. Sentiamo i diretti interessati. Quale laboratorio stai partecipando? Art Attack. E che cosa hai realizzato? Diversi oggettini? Sì, abbiamo fatto questa rosa che abbiamo realizzato con il cotone e cartoncino per fare la foglia e la colla. È il primo anno che partecipa al Grest di San Michele? Sì. E ti sta piacendo? Sì, mi sto divertendo, anche se la mattina faccio fatica ad alzare. C'è un profumo buonissimo al laboratorio di cucina, oggi avete preparato i biscotti. Sì, abbiamo preparato i biscotti con le formine e ci siamo divertiti. All'interno del laboratorio quali altre cose avete preparato? Abbiamo preparato i biscotti, l'altra volta abbiamo preparato il pane. Tu invece partecipi al laboratorio teatrale, che cosa state realizzando? Stiamo realizzando una recita per il teatro, la faranno tutti, io reciterò Pinocchio, loro reciteranno tutti. Di che cosa parla? Di Grest e di personaggi dei vecchi Grest, come 2004-2005, così. E insomma, ti stai divertendo? Sì, mi sto divertendo in questo Grest, mi sto divertendo pure a fare... Anche assieme a tutti gli altri ragazzi e a tutti i tuoi compagni? Sì, mi sto divertendo proprio. E quindi gridiamo tutti insieme... Viva il